Guglielmo. Amici di TV Gargano, siamo a San Giovanni Rotondo con l'assessore regionale Guglielmo Minervini. Assessore, per la seconda volta in pochi giorni qui a San Giovanni Rotondo, questa volta per questioni ben diverse rispetto alla settimana scorsa, ma torniamo ad una settimana fa. Il presidente Nichi Vendola ha detto che la protezione civile in Puglia ha funzionato benissimo, anche perché è una protezione civile organizzata ed attrezzata per ogni evenienza. In questi anni si è fatto un grande lavoro da questo punto di vista. È proprio vero, la protezione civile a questa anomalia non è un'istituzione, è un sistema al quale concorrono una quantità enorme di soggetti istituzionali ma anche sociali. Penso al contributo eccezionale e enorme che ha dato il volontariato anche in questa vicenda, e quindi è una forma molto avanzata di integrazione tra istituzioni che cooperano tra di loro e tra istituzioni e cittadini. In questo caso abbiamo dato testimonianza di quanto sia cresciuta la competenza del sistema della protezione civile nel nostro territorio, perché le situazioni che hanno dovuto gestire sono state davvero estreme, eccezionali, e non solo per la quantità di precipitazioni ma anche per la quantità di persone che erano coinvolte. Nelle spiagge, nei camping c'erano ancora centinaia e centinaia di turisti. Avrebbe potuto essere una tragedia se non ci fosse stata da parte dei corpi organizzati, da parte del volontariato, una grande competenza. Erano persone che sapevano cosa fare, soprattutto erano persone molto attrezzate, perché abbiamo avuto un dispiegamento anche di dispositivi tecnologici estremamente avanzato, elicotteri, mezzi anfibi, e mezzi attrezzati, e questo ha consentito appunto di uscire con un disastro piuttosto pesante, feriti nell'ambiente ma con un contenuto di vite umane estremamente ridotto. E abbiamo sfiorato la tragedia, questa volta l'abbiamo evitata. È una bella lezione di come nei momenti di difficoltà si coopera, che io penso il territorio del Gargano ha dato a tutti tanti. Ecco assessore, in una sua dichiarazione leggevo che territorio che deve pensare meno a fare spendere soldi per le sagre e più a spenderli per la difesa del territorio. Forse sul Gargano qualcuno ha pensato più a far festa che a difendere il suolo, questi eventi come quello della settimana scorsa. Io penso che dobbiamo tutti quanti prendere coscienza di due cose. La prima è che stiamo in un tempo nel quale gli eventi eccezionali non sono più eccezionali, stanno diventando sempre più ordinari a causa anche del cambiamento climatico che sta colpendo tutto il pianeta, ma in modo particolare noi nel Mediterraneo, e questo significa che non guarderemo più questi eventi solo in televisione, li vivremo nel nostro territorio. Organizzarsi per rendersi conto di come resistere, diventare resistenti a questi eventi diventa una priorità. E la seconda consapevolezza che dobbiamo maturare è che il territorio è fragile, e non è come l'abbiamo pensata finora, cioè che possiamo fare qualsiasi cosa del nostro ambiente, della nostra natura, perché tanto sono in grado di assorbire qualsiasi ferita che noi imprimiamo sul tessuto. Sono oggetti fragilissimi, in questa vicenda è venuta fuori tutta la fragilità del Gargano, e questa roccia apparentemente così massiccia in realtà frana con un po' di piogge, quindi significa che dobbiamo prendere coscienza che il territorio ha bisogno della nostra cura, per dirlo con Papa Francesco. Prendersi cura della terra, questo significa scelte molto forti anche sul piano del governo urbanistico delle città. Direi che dobbiamo smetterla intanto di colare cemento armato dove la natura chiede di essere lasciata libera, e concentrare tutte le risorse di cui disponiamo per sanare le ferite del passato. Sono tante le cose di cui dobbiamo render conto, che dobbiamo fare per provare a chiudere, a risarcire appunto queste ferite. E siccome oggi siamo in una condizione complessivamente di emergenza, secondo me queste sono la priorità. In questo senso basta con le sagre, basta con gli sprechi inutili, e concentriamoci sul grido di dolore che la terra ci sta mandando. In questo caso la terra, e questa terra diciamo a cui vogliamo tantissimo bene, questo pezzo, questo brano di paesaggio pugliese così suggestivo, così straordinario che il Gargano. Ecco assessore, lei oltre alla protezione civile ha lavorato e continua a lavorare bene per le politiche giovanili. Tra poco visiterà il laboratorio Arte Facendo di San Giovanni Rotondo, che forse sono tra gli esempi più fulgidi di quel suo progetto che appena insediato in Regione Puglia ha voluto attuare, cioè quello dei bollenti spiriti, dare un'opportunità ai tanti giovani e tanti talenti della nostra Puglia. E noi stiamo chiedendo ai giovani
non solo di credere alla Puglia, di amare questa terra, ma anche di tirare fuori tutto il loro carico di energia, di talenti, e di competenze, di saperi, di conoscenze, perché di questo abbiamo bisogno per tirare la Puglia fuori dai pasticci. La Puglia sta attraversando un momento di difficoltà straordinario, come tutta l'Italia, è una fase difficile, direi la fase più acuta della crisi degli ultimi anni, ha colpito un po' tutto il mondo occidentale, il paese, ma anche in modo diretto la Puglia. E io penso che se ne possa uscire solo se guardiamo al futuro, e l'energia del futuro sta proprio lì, in questa generazione. Tra l'altro io penso, dall'esperienza che mi sono fatto in questi anni, che c'è voglia di guardare al futuro, mentre in noi, nella mia generazione, prevale più un atteggiamento di nostalgia verso il passato, la paura di perdere delle cose consolidate della nostra vita. Da parte di questa generazione invece questa paura non c'è, c'è la curiosità di esplorare le opportunità appunto del futuro. Ecco perché è il momento di mettere in campo una generazione nuova. Se la Puglia convintamente procede su questa scelta, su questo investimento, io penso che anche qui possa dare una bella lezione al paese. Ecco, assessore, un'ultima domanda, parliamo di politica, lei ormai è in gioco per le regionali del prossimo anno, sfiderà Michele Emiliano per le primarie del Partito Democratico. Con quale spirito si accinge a questa nuova sfida per se stesso ma anche per la nostra regione? Ma io immagino un governo che, come abbiamo fatto nelle politiche giovanili in questi anni, è un governo regionale che creda nei pugliesi, che creda nella capacità dei pugliesi di essere parte della soluzione, non parte del problema, che crede alla possibilità che i pugliesi possano dare il contributo fondamentale, non con un atteggiamento passivo di delega, ma con un atteggiamento attivo di responsabilità, possano essere i costruttori delle risposte che la Puglia sta cercando appunto per uscire da questo stallo. E come abbiamo fatto con i giovani, io penso che si possa fare con tutti i cittadini pugliesi negli altri ambiti sui quali la Puglia oggi ha delle sfide terribili dinanzi, penso ai rifiuti, penso appunto al dissesto idrogeologico, penso alle grandi sfide del loro sviluppo, penso alle sacche anche del passato, al caporalato. Sono tutte sfide che o vinciamo insieme, oppure la delega all'unto del Signore, al governatore che da solo possa risolvere tutti i problemi, ecco, io penso che quella delega ormai, abbiamo capito, non funziona più. C'è bisogno di un atteggiamento diverso. Io voglio essere interprete di un atteggiamento, di un governo che governi con i pugliesi.